Welcome back, Heroes. Anche oggi episodio unico nel suo genere. Infatti andremo a intervistare uno studente che abbiamo accompagnato in un intero anno nel nostro percorso privato per andare a sviluppare sia nel ramo investimenti che nel ramo imprenditoria. E devo dire, un piccolo spoiler, è lo studente del quale nutro più stima, in quanto ho visto dei grossi cambiamenti da inizio percorso alla fine, e quindi possiamo dare il benvenuto a Ferdinando. Ciao Nando, come va? Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, tutto bene Ste? Bene, perfetto. Tra l'altro sei anche all'interno del club e qualcuno già ti conosce, però per le persone che non ti conoscono, che dire, una presentazione di rito, chi sei? Sì, allora, sono Nando e ti ringrazio per la stima ed è reciproca, è stato un bel percorso, iniziamo dalla fine insomma, con i ringraziamenti. E sono Nando e attualmente sono un investitore statistico sportivo. Quindi mi occupo di queste due paroline che sono investimenti e sportivo, che a volte non collimano insieme, in realtà io li faccio collimare, quindi mi muovo su questo attualmente. Ok, chiarissimo. Infatti, poi tra l'altro la presentazione con poche parole mi piace perché dà l'idea che sei molto centrato e sai effettivamente come posizionarti, quindi giustissimo. Invece di dire faccio questo, quest'altro, siccome poi magari andremo a snocciolare diverse cose, diversi retroscena, tocchi anche altri rami, altre aree, però è giusto, questo qua è il tuo verticale ed è giusto che ti presenti in questo modo. Perfetto. Ma facciamo qualche passo indietro e quindi, non so, a livello storico, un piccolo storytelling, come ci hai conosciuto? L'ho conosciuto, insomma, è da tanto che vi seguivo, da un bel po', forse 2016 se ricordo bene. Ai tempi ero un po', cercavo informazioni sul Forex, sul trading sul Forex, e quindi insomma mi ero imbattuto in voi, e da lì ho iniziato sempre a seguire, a volte più distanti, a volte un po' più vicino, vi ho seguito e la vostra credibilità, no? Il fatto che siete da tanti anni sul mercato, siete lì sempre belli forti su nuove tematiche, su nuovi business, su nuovi tipi di investimenti, ha fatto sì che poi piano piano arrivassimo a ciò, e quindi vi conosco da un bel po' di tempo, sia te che Ale vi conosco, nel senso vi seguo, ora ci siamo conosciuti per bene. È vero, beh effettivamente capita 8 anni che ci segui, quindi ci fa piacere anche un po' tutta questa durata e questo funzionamento nel periodo, poi nell'effettivo ci siamo conosciuti nell'ultimo anno a tu per tu, chiaramente erano chiamate così in privato, adesso siamo un po' più in pubblico, però è così che ci siamo poi conosciuti e portati avanti il lavoro nel corso dell'anno. Bene. E a quei tempi cosa facevi? Come si componevano le tue giornate? A quei tempi ero, non ho che ora sia chissà quanto esperto, però ero un novellino, no? Ero un interessato agli investimenti online, al business online, ma non ne sapevo nulla, quindi cercavo di prendere informazioni per lo più gratuite, perché il capitale era poco, era la voglia era tanta. E quindi, insomma, passavo le giornate alla ricerca di informazioni, che in realtà poi fa tanto perché i contenuti gratuiti che... Anche voi, ci sono tanti contenuti gratuiti da cui si può iniziare davvero a creare una base, ad apprendere, le persone a volte lo sottovalutano. E io da lì ho iniziato a racimolare informazioni gratuitamente, a fare un po' di gavetta, piano piano, per poi, ecco, come dici tu, centrarmi, essere centrato su un settore dove poi lì, in maniera un po' più verticale, ho cercato di entrarci dentro. Chiarissimo. Quindi, bene o male, hai iniziato un po' a vedere quello che ha a che fare con il mondo del trading anni fa, e poi pian piano hai iniziato un po' a modellarti di volta in volta. E allora, tra l'altro, lo scorso anno, perché è passato un anno tondo dal momento in cui abbiamo iniziato questo percorso, quali sono state le dinamiche che ti hanno spinto al procedere con questo percorso di studio privato con noi? Sì, allora, diciamo le dinamiche sono tante, cerco di racchiuderle un po' in quello che poi mi ha spinto, no? Diciamo l'ultima spinta, l'ultima cosa che mi ha dato sì di entrare a far parte di questo percorso e di fare questo percorso one to one. La cosa fondamentale è stata la vostra credibilità ai miei occhi nel tempo. Il fatto anche che cercate sempre di inculcare quali sono gli investimenti ad alto rischio, a basso rischio, quindi non cercare per forza di dire guarda così si fanno i soldi e stop, no. Fate capire che c'è bisogno di formazione, di mindset, di lavoro, e c'è bisogno di lavorare per avere dei risultati, no. Questo ha creato della credibilità
per far sì che poi invece di avere il singolo corso, un percorso one-to-one per me, non lo so, all'inizio ho detto, secondo me ha valore, perché è così che posso effettivamente crescere. Io poi, è ovvio, sono arrivato che avevo già delle idee, ok? Però il one-to-one ha fatto la differenza. Se avessi comprato solo dei corsi, penso che non avrei, diciamo, lo stesso risultato non sarebbe arrivato. Mm-hmm. Chiaro, chiarissimo, assolutamente. Quindi, bene, bene. Ti è piaciuta molto ti ha spinto inizialmente molto la dinamica del avere un'interazione diretta invece di uno studio più teorico, ma infatti se poi ci ripenso, in effetti è stata anche una scelta giusta, in quanto nel corso dell'anno molte volte, se non quasi tutta la totalità delle chiamate, escludendo le primissime, mi ricordo che sono state tutte di natura consulenziale. Quindi è vero, all'inizio abbiamo dovuto un po' inquadrare la situazione, arrivavi già da un'ottima base, su questo qua infatti è stato molto molto più semplice il lavoro con te, e poi da lì abbiamo esplorato un po' di aree e abbiamo capito dove verticalizzarci. Quant'è che sarà passato? 2 mesi, 3 mesi iniziali, così un po' per, passiamo il termine, annusarci a vicenda, e poi successivamente abbiamo preso una strada ben definita e in quelle chiamate diventavano tutte chiamate consulenziali. Quindi da una volta all'altra diventava un bene, Ste, ho questa situazione, quest'altra, ti è mai capitato, come si potrebbe andare a risolvere, e si lavorava di volta in volta. Quindi assolutamente è stato molto centrato e molto forte come cosa. E guarda, in questo caso ho una domanda che potrebbe risultare bella ma anche scomoda, una doppia faccia come domanda, in quanto dici, senza peli sulla lingua, cosa ti è piaciuto, ma anche nel caso cosa non ti è piaciuto del percorso che abbiamo fatto nel corso di quest'anno. Ok, sì, anche perché poi mi hai conosciuto e quindi a me piace tanto essere un po' pesante, quindi pensare tanto su queste varie cose, perché poi uno alla fine di un anno tira un po' i risultati, cerca un attimo di capire la situazione. Quello che mi è piaciuto è quello che mi ha spinto quindi a intraprendere questo percorso, quello che poi effettivamente mi è piaciuto, cioè il lato della consulenza io e te diretta, perché così hai tanto valore, perché la domanda è diretta, non si perde nel tempo in un gruppo, in un'assistenza, in una chat, in qualsiasi altre cose. No, noi facciamo la call insieme in maniera diretta, mi risolvi il problema o mi dai la tua consulenza, mi dai il tuo punto di vista. Poi un'altra cosa che a me ha dato valore e che mi ha aiutato tantissimo, sia a livello di mindset, sia poi per anche questioni operative, è stata l'esperienza. Cioè, ed è quello che poi io ne ho fatto tanto tesoro. Tu mi hai dato una mano con la tua esperienza, cioè su quello che tu hai fatto e hai provato, che è diverso rispetto dall'insegnare una cosa teorica che si sa o si legge, no. Tu hai provato determinate cose, quindi tutte le cose che ti ho chiesto, tu mi hai sempre detto aneddoti della tua esperienza passata quando hai provato a fare quelle cose, e quindi da lì poi anche con i tuoi errori di allora è stato molto semplice per me, no? Ho avuto un vantaggio enorme per poi andare dritto all'obiettivo che mi interessava di quella consulenza, di quel problema. Quindi questi sono stati forse gli aspetti che io ad oggi mi ricordo così con più valore. Bene, bene. Ah, tra l'altro, guarda, ribadisco, in quanto l'annualità insieme, dal mio punto di vista, ho seguito diversi studenti, però devo dire che è stata una bellissima annualità, perché ogni call non mi sentivo in cattedra, mettiamola sotto questo aspetto, ma ci vedevamo un po' come sullo stesso livello, dove ti è successa questa cosa, ok, caspita, anche a me è successa questa qua tot tempo fa, l'ho risolta in questo modo, quest'altro, ho avuto questi riscontri, però se facevo quest'altra cosa succedeva un'altra. Cioè, quindi, secondo me, quello è effettivamente qualcosa di interessante che ci ha aiutato tanto. Quindi, voglio dire, ho utilizzato ci ha aiutato perché? Perché effettivamente l'annualità era tutta rivolta alla costruzione su te stesso, però devo dire che anche le chiamate insieme mi hanno fatto crescere anche a me. Quindi assolutamente, quindi ti ringrazio anche su questa cosa. No, aggiungo un'altra cosa importante, perché mi vengono in mente mentre parliamo, il fatto che diciamo noi abbiamo anche cambiato gli argomenti in base a quello che mi serviva. Che voglio dire? Che comunque questo dato, ecco, è sempre lo stesso filone, però è un'altra sfaccettatura, quella di cercare di crearsi un po', di cucirsi l'abito addosso. L'ho potuto fare in autonomia, nel senso che ero io che decidevo allora, ok, parliamo di questo, parliamo di quest'altro, e quindi prendevo le varie informazioni per poi crearmi effettivamente questo vestito per come piacesse a me. E questo è importante, perché quando
fai un percorso in cui acquisti un corso, attenzione, non c'è nulla di male, sto facendo le differenze, però quando fai un percorso del genere, effettivamente tu puoi spaziare, quindi puoi crearti quell'abito che ti interessa, perché non hai dei vincoli. Poi, ecco, tu sei stato bravo anche a non obbligarmi, o c'è sempre stata una sorta di mi hai accompagnato consigliandomi, quindi mi sono sempre sentito molto libero di spaziare, e questo è importante, perché poi ero io che alla fine poi dovevo, tra virgolette, prendere quella decisione che potesse farmi crescere, però tu mi indirizzavi senza, dandomi la piena libertà, ed è importante per me in questo percorso, è stato molto importante come feedback, insomma. Bene, bene, guarda, mi fa molto piacere questa cosa. E l'altra cosa che mi viene in mente è, siccome adesso la comunicazione l'abbiamo proprio verticalizzata sul nostro caso specifico, sul tuo caso specifico, però dal tuo punto di vista, siccome nel corso dell'anno ho notato che hai un'ottima empatia, riesci a vedere diverse cose, diverse situazioni in giro, dal tuo punto di vista, questo percorso per chi può essere adatto, ma così come anche per chi non potrebbe essere adatto? Non so, dammi un tuo punto di vista. Sì, allora, quindi diciamo rientro un po' anche, perché non ho risposto alla domanda dei contro, no? Ho detto solo i pro, quindi sì. Riprendo un po' tutto il filone. Parto quindi un po' da chi, secondo me, magari chi non è pronto per questo percorso. Ecco, quello che ho notato, che magari è legato anche al tipo di persona che arriva, di utente, di studente, di imprenditore, di investitore, che sia, è che sembra le idee ben chiare, potresti fare molta più fatica a trovare la strada giusta. Perché? Perché gli ambiti in cui voi offrite formazione sono tanti, e quindi uno si rischia di perdersi nel fascino di ogni ambito e non riuscire poi effettivamente a seguirne uno per bene, per poi avere dei risultati. E quindi potrebbe quasi dire: cavolo, alla fine sì, è stato tutto bello, però ho fatto, cioè, mi sembra che non ho raggiunto nulla, solo formazione, solo sì, quello è bello, è figo, cavolo, sta cosa non la sapevo. Invece, quindi, chi effettivamente non sa cosa fare, non lo so, la vedo, perché, ti ripeto, forse è il primo percorso che dico, guarda, capitale, budget, no, non è quello, perché è più mindset, organizzazione, però se hai un'idea, poi effettivamente riesci ad avere anche dei risultati tangibili come profitti. Se non hai un'idea ben precisa, e quindi sei magari all'inizio del percorso, forse è più adatto per chi già ha quello step in più, ha una base. E se ha una base, secondo me questo percorso, per tutti i pro che ho detto prima, ha un grande valore. Ok, guarda, assolutamente la condivido questa cosa, infatti l'ho notato con te, con anche altri studenti che sempre dopo la prima parte è normale per capire un attimo dove indirizzarci, poi abbiamo preso una strada ben specifica perché già tu e anche altri avevate delle idee pregresse su dove muovervi. Però mi ricordo con un paio di altri studenti, invece, che partivano totalmente da zero, è stato molto più complesso. Molto più complesso, più lungo il passaggio, quindi effettivamente sono il primo a dire che nel loro caso non è stato ottimizzato il tutto, però magari ci si mette un anno in più, due anni in più, però si può fare si può raggiungere anche il risultato in questo modo. Ok, perfetto. E ora, siccome avevi fatto la presentazione all'inizio della tua posizione operativa, no? Di come ti posizioni all'occhio delle persone, dici cosa fai ora, indicativamente come si compongono le tue giornate, cosa è successo nel corso dell'anno, quindi da inizio ad adesso, abbiamo già detto che è stato tutto molto su natura consulenziale barra consigliere, no? Era più una chiacchierata col consigliere, mettiamola sotto questo aspetto. Però adesso cosa stai portando avanti, che numeri stai facendo? Allora, diciamo che partiamo dalla notizia più bella, aspetto più bello, è che comunque dopo un anno posso dire che effettivamente sono riuscito a fare, diciamo, quasi un per tre dei miei profitti su base mensile, se vogliamo metterla così. Effettivamente ho avuto questa miglioria che non è indifferente. Anzi, ti dirò di più. È un per tre che secondo me, cioè, ti spiego, visto che poi si parte con 2-3 mesi in cui ci si conosce, poi ci sono i vari step, io penso che è l'inizio del valore che mi ha dato questo percorso. Penso di migliorare nei prossimi mesi ancora di più, cioè i risultati io penso li vedo sul lungo periodo, perché per me, ecco, non è un percorso sul medio periodo, sul breve periodo, in cui tu dici impari questa cosa e la fai, no, impari tante cose,
per poi nel lungo periodo vederne i frutti. E quindi sono convinto che nei prossimi mesi, il prossimo anno sarà ancora tanto meglio. Attualmente, tra l'altro, io mi sono presentato come investitore statistico sportivo e quindi mi occupo di tutto quello che ne concerne del betting, che purtroppo talvolta è visto male. In realtà male in che senso? Perché è visto come la classica scommessa e quindi è visto un po' come dire cavolo che c'entra con gli investimenti. In realtà c'è un mondo dietro di investimenti a basso, medio, alto rischio, cioè tutto quello che concerne gli investimenti in genere si può mettere, si può diciamo rivedere nel betting. E il betting, per esempio, statistico è una delle cose più interessanti, perché è un po' di nicchia, ma anche il betting ha i suoi pattern, ha le sue regole, ha i suoi profitti che non sono raddoppio la cassa in una settimana col tips di turno, ma sono effettivamente sostenibili sul lungo periodo con storici importanti, eccetera eccetera. E in realtà poi oltre all'obiettivo di aumentare i miei profitti su questo lato qui in cui ero già, avevo una base, però sono riuscito grazie al percorso a migliorare, ho fatto anche la mia prima operazione dell'immobiliare, che è l'altro ramo in cui ecco, mi ha affascinato, però poi l'ho seguito perché anche lì qualcosina sapevo, però era davvero, davvero a livello 0,1, a livello bassissimo. Però ecco, anche lì mi è stato da stimolo per poi fare questa prima operazione immobiliare, di cui sono rimasto contento, che... e quindi dovrebbe dare anche questa operazione i suoi frutti fra 6 mesi, un anno, inizierò a raccogliere anche lì, e quindi ecco, sono... Sì, magari si nota che sono bello estasiato, no? Perché effettivamente quando vedi i risultati e ti trovi bene, è tanta roba. Però sì, insomma, ora questo è quello che faccio e ne sono molto, molto, sono molto entusiasta. Bene, bene, guarda, mi fa tanto piacere, assolutamente, ma anzi, complimenti anche per aver beneficiato al meglio di questa annualità insieme, perché non è poi così scontata come cosa, e soprattutto mi fa tantissimo piacere essere parte di questo sviluppo che hai avuto. Tra l'altro, bellissimo, perché già quando ci siamo conosciuti mi hai raccontato un po' quello che facevi con i vari numeri nel settore del betting, poi sei riuscito a moltiplicare questi numeri con un paio di cose che abbiamo visto a livello di percorso, così come ricordo che abbiamo fatto anche dei momenti di ottimizzazione fiscale all'interno dell'anno, quindi sono delle cose giustissime da fare, e nel mentre ci sono state quelle chiamate, ora non ricordo il numero esatto, però dove abbiamo approfondito l'aspetto immobiliare, quindi tutto l'ambito che noi ci piace tanto del diversificare l'hai iniziato a fare tuo. È vero che avevamo toccato anche momentaneamente un po' la parte di trading all'inizio, perché mi dicevi che avevi già fatto in passato, però giustamente qua per beneficiarne al meglio sei stato bravo tu a dirlo, sì ok, visiono, vedo queste cose, però già in passato ho visto che non faceva per me, proviamo a rivederlo con altre ottiche, però già l'ho vissuto in questo modo. Abbiamo preso atto di questa cosa, qualcosina in più anche su quell'ambito, ok, l'hai portato a casa, magari ti potrà tornare utile sul medio lungo periodo con operazioni un po' più elaborate, non nel brevissimo, però assolutamente dopo un intero anno mi viene a dire che hai veramente un hai molto le spalle più larghe da investitore, devo dire, quindi assolutamente bravo, bravo e ottima cosa. Come ultimo passaggio volevo solo dirti, o meglio chiederti, a livello di scala di gradimento dal tuo punto di vista, una votazione a questo percorso che abbiamo fatto insieme. Beh, è scontata che è un voto positivo, quindi poi chi ascolterà il video non può aspettarsi altro. Ma dalla classica scala da 1 a 10 io darei un voto forse 7,5-8, che ti dirò. In realtà aumento un po' perché poi vabbè, tanto lo posso dire, è entrato a far parte del club. Ecco, ho visto anche no, quel plus in più che c'è all'interno del club e quindi... darei un mezzo voto in più anche per questo, perché poi il percorso è sfociato nell'entrare poi nel club dove si creano cose interessanti e quindi il voto è positivo, cioè molto 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 positivo. È inutile dire il classico 10-11 e fare il ruffiano di turno, può essere, però è un voto positivo perché mi ha portato davvero tanto. Quindi, sì. Bene, bene, guarda, grazie mille, assolutamente ha fatto piacere questo scambio di battute e anche un po' questo tirare le somme su quest'anno che abbiamo passato insieme. E Nando, io ti ringrazio a nome di tutta la community e quindi ti auguro buon proseguimento. Grazie a te, grazie alla community e ci becchiamo nel club.